Respirerò l'odore dei granai, pace per chi ci sarà e per i fornai. Pioggia sarò e pioggia tu sarai, i miei occhi si schiariranno, noi fioriranno i nevai. Impareremo a camminare per mano insieme, a camminare domenica. Buongiorno a tutti, questa è l'ultima puntata della serie Storia di Musica su YouTube, nel mio formattino, e ho voluto chiuderla con un testo che mi piace da matti, scritto da De Gregori. Si tratta di Diamante. Diamante è un singolo pubblicato nel 1990 su disco in vinile a 45 giri, ed è stato dall'album Oro, Incenso e Birra. È stato ripubblicato nel 1991 in duetto con Randy Crawford dalla raccolta del 1990. È una delle canzoni più conosciute e apprezzate scritte da Francesco De Gregori. Ne sono state incise diverse cover in svariate lingue. Secondo la il trend comune, Diamante è un inno contro la guerra e praticamente parla della rinascita del civile dopo il conflitto, dopo un conflitto. Qui certamente si può fare riferimento alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Ma perché si chiama Diamante? Si chiama Diamante perché Diamante era la nonna di Zucchero ed è a lei che De Gregori dedica la canzone. Insomma, è una canzone che è molto nostalgica, piena di bellissime parole, che adesso vi vado a leggere. Così ha scritto De Gregori. Respirerò l'odore dei granai e pace per chi ci sarà e per i fornai. Pioggia sarò e pioggia tu sarai. I miei occhi si chiariranno e fioriranno i nevai. Questa, diciamo che già l'inizio è bellissimo, perché allora l'odore dei granai, che presuppone il fatto che questi granai poi serviranno per sfornare il pane. Infatti c'è riferimento subito a pace per chi ci sarà e per i fornai che faranno il pane. Pioggia sarò e pioggia tu sarai, la pioggia porta vita, e i miei occhi si chiariranno
e fioriranno i nevai, perché la pioggia scioglierà i nevai e nell'erba farà fiorire i fiori. Impareremo a camminare per mano insieme, a camminare domenica. Bellissima questa immagine, perché devono ri ricominciare a imparare a camminare nella pace che è tornata per le strade e soprattutto la domenica, dove la gente si ritrova e può godersi il giorno di vacanza. Dice il protagonista: aspetterò che aprano i vinai. Più grande ti sembrerò e tu più grande sarai. Nuove distanze ci riavvicineranno. Dall'alto di un cielo diamante i nostri occhi vedranno. Allora, qui in cielo diamante, qui è messo come rivolto a questa donna che si chiama Diamante, però il cielo può essere anche diamante, colore del diamante. I nostri occhi vedranno. Aspetta che aprano i vinei per brindare alla fine della guerra. E cioè, è bella anche questa frase: nuove distanze ci riavvicineranno. Nuove distanze che sono diventate più corte, evidentemente. Passare insieme soldati e spose, ballare piano in controluce, moltiplicare la nostra voce per mano insieme soldati e spose. Domenica, domenica, ah, bellissimo. Sono in vacanza. I soldati andranno probabilmente, torneranno a casa per togliersi la divisa, ma intanto si sono sposati, magari approfittando della fine della guerra, e ballano in controluce o nell'aurora o nel tramonto. Questo non si può sapere. Moltiplicare la nostra voce, parlare, chiacchierare, divertirsi per mano insieme, soldati e spose. Domenica, domenica. Qui c'è una frase parlata, bella: fai piano, fai piano, i bimbi grandi non piangono, fai piano, i bimbi grandi non piangono, fai piano, i bimbi grandi non piangono. E poi di nuovo passare insieme, soldati e spose, ballare piano in controluce, moltiplicare la nostra voce, passare in pace, soldati e spose, in pace. Torna questa parola bellissima. E poi c'è questo finale. C'è questa voce di donna che dice: Delmo, Delmo, vina, vina ca, vina ca. Perché sì, qui è chiaramente un ritorno alla giovinezza. Qui probabilmente è la Diamante, la nonna di Zucchero, che lo chiama e lo invita a tornare a casa. Ecco, un testo molto semplice, però di una bellezza incredibile, di una grande poesia, e lo si deve a questo artista immenso che è Francesco De Gregori. Io ho voluto chiudere proprio con un testo di Gregori questa serie che è cominciata 3 anni fa. Non so cosa succederà dopo questo tipo di format, se ne faremo un altro, se lo miglioreremo, perché insomma noi abbiamo anche capito che bisognava fare qualche. Eravamo arrivati al massimo delle nostre possibilità con queste possibilità tecniche che ci siamo messi a disposizione. Per cui, ragazzi, allora, un arrivederci. Io vi ringrazio tanto per avermi seguito così tanto tempo. Ringrazio tutte le ex Sally Girl di una volta, le Sally Girl attuali, che poi è rimasta una, la Silvia. E ringrazio naturalmente lo staff, Giorgia, le altre ragazze, Giuseppe Fisicaro, il mio editore. Vi ringrazio tutti, è stata un'avventura fantastica e ci siamo anche divertiti molto. Qui la chiudiamo. Buon viaggio, addio. Anzi, addio, non addio, arrivederci. Arrivederci non con questo formato, ma magari con qualcosa di più interessante. Ciao.